da parte del Signore. È bello sentire i canti, è bello sentire che il Signore ti stringe e ti fa sentire: io sono vicino a te. Se tu attraversi un momento difficile, io sono vicino a te. Amen. Oggi vogliamo recuperare ciò che abbiamo perduto. Nella vita non possiamo essere dei superman, e che nessuno si può illudere di essere dei grandi predicatori, dei super predicatori, dei grandi cristiani. Tutti viviamo su questa terra e tutti abbiamo bisogno della benedizione del Signore. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Abbiamo bisogno di mettere le nostre ginocchia per terra e dire: Signore, ho bisogno del tuo amore. Ho bisogno delle tue parole. Alleluia. Salmo 84, verso 10, la parola ci dice ancora: val meglio un giorno nei tuoi cortili, nella tua presenza. Oh, gustare la tua presenza che mille altrove. Amen. Val meglio un giorno nei tuoi cortili che mille altrove. Amen. E noi siamo contenti dove gli altri, magari per un poche gocce d'acqua, non vengono alla riunione. Noi siamo qua a lodare e glorificare Amen. Il Signore. Alleluia. Noi vogliamo ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Al meglio un giorno nei tuoi cortili Alleluia. Che mille altrove. Alleluia. Sono andato in un bar prima. E di abitudine io la mattina bevo il caffè. Ormai se c'è, se non c'è è lo stesso, però ho fatto in tempo a poter andare giù. E là c'era una persona che discutevano l'uno con l'altro, e lì si passavano il tempo con i loro discorsi. E io dicevo: ma cosa stanno facendo qua queste persone? E io dentro nel mio cuore avevo gioia, perché andavo alla riunione a ascoltare la parola del Signore, ascoltare i cantici e lodare il Signore. Non guardiamo quanti siamo, guardiamo quanta benedizione Dio può mettere nel nostro cuore. Noi abbiamo bisogno della sua parola, la parola di Dio, alleluia. Noi attraverso la parola di Dio possiamo proclamare tutto quello che ci dice il Signore. Non vogliamo essere dei personaggi che hanno l'omiletica, l'arte del saper parlare, perché sono capaci a poter parlare per loro stessi, perché hanno studiato. No, io non sono capace molto a parlare in italiano, ma parlo attraverso la parola di Dio. Alleluia. Amen, alleluia. Nel capitolo 2, secondo Timoteo. Nel secondo Timoteo, capitolo 3, verso 16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata da Dio. Amen. Significa che non possiamo prendere quello che noi vogliamo e mettere da parte quello che vogliamo, ma mettere in pratica. Tutta la scrittura è divinamente ispirata da Dio. Leggetelo. È utile. Significa che la parola di Dio serve a qualche cosa: ad insegnare, a correggere, a educare. Alleluia. Affinché l'uomo di Dio sia compiuto per ogni opera buona. Allora la parola di Dio ci serve e ci è utile. Senza la parola di Dio non abbiamo nessuna strada. Io la dichiaro, la parola di Dio, la mappa per poter entrare nel regno dei cieli. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria sia il suo nome. Alleluia. La parola di Dio ancora va meditata. Giosuè capitolo 1 verso 8: medita la parola di Dio giorno e notte, avendo cura di metterla in pratica, allora tu avrai prosperità. Attraverso la parola di Dio è cibo per le anime nostre. Il fratello aveva detto spesso: Signore, solo tu hai parole di vita eterna, perché la sua parola è buona per la nostra vita. Salmo 119 verso 103 dice ancora: la tua parola, Signore, è dolce al mio palato. Amen. Alleluia. Parliamo della parola di Dio. Quanti versetti? È dolce.
dolce al mio palato perché era gusto, perché sento il dolce della sua parola, anche se determinate cose mi fanno del male, ma la sua parola è dolce al mio palato perché fa del bene. Alleluia. Oh, la parola di Dio ancora e ancora di più. Salmo sempre 119, nel verso 105, dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Alleluia, amen, alleluia. Amen. La tua parola è una lampada al mio piede, perché noi dobbiamo guardare anche per terra. Non dobbiamo essere di coloro che guardano solamente per aria, dicendo io guardo solo il Signore. No, bisogna che tu guardi il Signore, ma bisogna che guardi anche per terra, con la luce della parola di Dio, affinché noi non possiamo inciampare. Allora, la tua parola è una luce sulla una lampada al mio piede. Cioè, la parola di Dio la devo guardare anche dove metto i miei piedi, è una luce sul mio sentiero, sulla mia strada, dove io posso trovare delle difficoltà. La tua parola è una luce, alleluia. Allora la tua parola va meditata, la tua parola va assaporata, la tua parola è utile, la tua parola è una luce, alleluia. Attenzione, capitolo 5 dell'Ecclesiaste. Bada i tuoi passi quanto vai alla casa del Signore e prestati per poter ascoltare. E noi siamo qua per poter ascoltare. Amen, alleluia. Avrei altri passaggi da poter prendere fuori della parola del Signore riguardo la parola di Dio, che è molto importante. Amen, alleluia. La parola di Dio ci indica ancora la via per la quale noi dobbiamo seguire. Andremo nel capitolo 7 della seconda cronache, capitolo 7, vedremo la risposta di Dio per coloro che ubbidiscono fedelmente alla sua voce, al mettere in pratica la parola di Dio. La risposta di Dio è l'approvazione per oggi per te. Alleluia. E dice così ancora secondo cronache capitolo 7: quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto, i sacrifici e la gloria del Signore riempì tutta ancora la casa. Amen. Vogliamo pregare il Signore. Signore, ancora siamo ancora davanti a te. Sì, sì, mio Dio. In questo momento noi vogliamo essere tutti quanti ripieni della tua presenza, riempiti, Signore, della tua gloria, della tua benedizione, del tuo spirito, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché tu sei un Dio fedele, un Dio grande, Signore, un Dio meraviglioso, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Sapete, non voglio essere complicato e non vorrei essere tanto, perché non sono capace di usare molte parole, ma vorrei parlare della parola, quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Più o meno sapevo di fare qualche cosa, però non sapevo, però noi dobbiamo essere sempre dei soldati pronti al combattimento. Amen, alleluia. Alleluia. Non vogliamo essere impreparati, perché l'avversario viene come una piumana, ma se noi siamo pronti, lo Spirito di Dio lo metterà in fuga, alleluia. Se il nemico viene a disturbarti la tua mente, sappi che lo Spirito di Dio lo metterà in fuga, alleluia. O se qualche cosa viene a poter distruggere ancora i tuoi buoni sentimenti verso il Signore in questo giorno è capace di poter andare al di là di quello che domandiamo e di quello che chiediamo. Amen, alleluia. Alleluia. Allora, quando Salomone ebbe finito di pregare, quanto la sua preghiera era finita, qualche cosa è successo. Ritorniamo indietro nel capitolo 6 della sua preghiera, capitolo 5 e nei capitoli precedenti, vediamo la costruzione che lui fa e i dettagli che Dio ordina a Salomone di poter costruire il suo tempio, di poter modello per modello in tutti i particolari, in tutte le cose, in tutte le maniere, tutte le cose particolari, Salomone doveva mettere in pratica il disegno di Dio. Noi non dobbiamo mettere
in pratica i disegni umani, non dobbiamo mettere in pratica le approvazioni umane, o possono essere magari d'aiuto per capire qualche cosa, ma bisogna pensarla come la pensa Dio. Come la pensa Gesù in questa mattina verso un'anima che ha bisogno di essere liberata? O la pensa e la vede, come avevo detto ieri sera, come una pecora smarrita, come una pecora senza pastore, come una persona oppressa, legata, e il Signore ti vuole liberare, alleluia, e il suo fuoco scenderà sull'altare del nostro cuore, il fuoco di Dio sull'altare della nostra vita. E allora Salomone cosa va a fare? Va a mettere in pratica tutti gli ordini di Dio, perché aveva detto così nella sua preghiera: Signore, tutto è stato fatto secondo i tuoi ordini. Tutte le cose particolari del Tempio le aveva compiute. Non doveva sgarrare, non doveva dire, beh, se metto qualche un po' di oro in più, può darsi è meglio. Può darsi se tolgo un po' di oro in più, lo metto in un'altra parte, può darsi è meglio, può darsi se tolgo qualche cosa, o metto qualche cosa, o cerco di fare qualche cosa di più. No, doveva fare quello che Dio gli aveva detto e promesso. Alleluia. Fai quello che Dio ti chiede in questa mattina. Alleluia. Facciamo quello che Dio ci chiede. Alleluia. Non facciamo quello che chiedono gli altri. Gli altri ci possono dare dei buoni consigli. Ti possono dare tante belle cose. Fa quello che Dio metterà sempre nel tuo cuore. Non fare come alcuni, ascoltatemi bene, ma tu fa quello che senti nel tuo cuore. No, perché il nostro cuore è ingannevole, il nostro cuore è malvagio. Fa quello che il Signore metterà nel tuo cuore. È diverso. Perché se faccio quello che sento nel mio cuore, ma se non è da parte del Signore, non giova nulla. Amen. Io faccio quello che sento nel mio cuore, che viene dal Signore, e lo conosco molto bene. E lo conosciamo molto bene, Signore. Amen, alleluia. Alleluia. Allora, quando Salomone ebbe finito di pregare, che preghiera? Io credo, ma che preghiera aveva Salomone per far scendere il fuoco? Non stiamo scherzando qua, stiamo dicendo la parola di Dio. Il fuoco era sceso dal cielo sull'altare che Salomone aveva fatto per poter ringraziare il Signore. Cioè l'approvazione di Dio stesso in persona dal cielo manda il suo fuoco dal cielo sulla terra, sull'altare. Ma che preghiera aveva Salomone? Ma Salomone era un grande uomo di preghiera, era un uomo che era speciale, aveva dei particolari, era capace di perfezionare una preghiera per poterla mettere a modello. O Salomone era un uomo come noi che andava davanti al Signore, ma andava davanti col Signore ubbidendo alla sua parola. La parola di Dio ci parla ancora di Elia. E mentre che Elia era su il monte, voi sapete la storia, mentre che era sul monte, il Monte Carmelo aveva dei grandi problemi, erano le persone, 450 profeti, più altri 400 profeti falsi, che erano contro, 850 mentalità diverse, 850 problemi, 850 montagne, 850 voci. Le voci sono brutte nelle nostre orecchie. Voci negative, le voci che penetrano nella nostra mente, nel nostro cuore, che dice che tu non ce la farai mai, noi siamo nel giusto, tu non andrai avanti, tu andrai avanti per un po' di tempo e poi finirai. Voci che arrivano, impedimenti che arrivano uno dietro l'altro, problemi sopra problemi che dici io sono da solo, e ti ritrovi al punto, io l'ho provato personalmente, tiro giù questa tunica che non mi interessa tenerla su, a me torno, mi sento più libero, a me, perché mi riscalda per niente, voglio sentire il fuoco di Dio io. Amen.
molti problemi, molte difficoltà vengono, assumono, vengono nella persona. E sappiate, diamo gloria a Dio quando vengono i problemi. Qualcuno dice, ma no, no, è meglio di no. No, perché se non vengono i problemi, allora guai, perché se non ci sono i problemi, allora tutte le cose vanno bene, non è buono. Invece quando le cose non vanno tanto bene, è lì che il Signore, che noi lo vogliamo, lui vuole che noi lo lodiamo, lo glorifichiamo, lodare Dio quando Alleluia, le cose vanno bene, lodare Dio quando le cose vanno male. Gloria a Dio. E che Dio possa benedirci e riempirci attraverso la sua presenza, alleluia. E la parola di Dio ci dice che lì Elia si trova davanti a questo muro, da solo, da solo. Gloria a te, ma in quel momento fa qualche cosa di strano, di comune fratellanza, di unione, mentalità spirituale, mentalità di uomo di Dio, mentalità di dire io sono uguale a Gianni, Gianni è uguale a me e Stefano, siamo uguali, noi siamo uguali, ci mettiamo al stesso livello per poter dire Signore, noi è giunto il tempo che ci abbassiamo, è giunto il tempo che tu ti innalzi. Amen. E cosa fa? Nel capitolo, primo re, capitolo 18, verso 30, allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me. Chiama il suo popolo. Chiama il suo popolo. Ora, dato che questi profeti hanno chiesto al Signore e il loro Dio non ha fatto nulla, ora tocca il nostro tempo. Se gli altri non hanno fatto nulla per te, per me, per noi, e gli altri non stanno facendo nulla, tocca a noi, fratelli, alleluia. E tocca a noi, e nel suo tempo toccherà Dio potentemente con la sua mano su di noi. Alleluia. Alleluia. E la Bibbia ci dice, avvicinatevi a me, li invita, venite. Io ho bisogno di te. Io ho bisogno di fratellanza. Ho bisogno di mio fratello, ho bisogno di mia moglie, ho bisogno di mia figlia, ho bisogno di mio figlio, che mi aiutano per poter ancora pregare il Signore. Per sconfiggere questi problemi, queste voci, queste montagne, queste angosce, queste tristezze, queste false dottrine, queste false idolatrie che stanno venendo nelle chiese, nel mondo evangelico. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di poter stare insieme, legandoci, avvicinatevi a me, disse. E quanto aveva detto così, la Bibbia ci dice che ancora Elia fece una preghiera con tutto il suo cuore, una preghiera meravigliosa. E noi vediamo che anche lì, nel sempre nel capitolo 18, primo re, verso 38, allora cade il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere, prosciugò l'acqua che era nel fosso, tutto il popolo vedendo ciò si gettò con la faccia a terra e il Signore è Dio, il Signore è Dio, alleluia. Aveva messo sette volte tanto del normale sopra quell'altare, una grande quantità d'acqua, ma Dio aveva risposto con il fuoco e Dio vuole rispondere con il fuoco nella nostra vita. Oh, sì. Se nei proverbi c'è scritto, se manca la legna, il fuoco si spegne. Ma c'è un cantico che dice, da una piccola scintilla, a me si può accendere un fuoco. Un fuoco inizio ha da una piccola scintilla. E può darsi in questo giorno, noi vogliamo avere questa piccola scintilla per avere l'approvazione di Dio, alleluia. E la Bibbia ci dice che quando Salomone, ritornando indietro, ebbe finito di pregare, la parola di Dio ci dice il fuoco scese dal cielo. Non era stato provocato dall'uomo. Perché ci sono tanti fuochi che gli uomini fanno. Ci sono anche dei fuochi di paglia. Sì.
Ma il fuoco che noi vogliamo in questa mattina non è un fuoco di paglia, non è un fuoco che costruisco io, è un fuoco che scende dal cielo. Deve scendere sul nostro altare, sull'altare del nostro cuore, e deve bruciare tutto quello che non va nella nostra vita, qualsiasi pensiero, qualsiasi legame, qualsiasi cosa che ci tiene in una piccola parte, è vero, non lo diciamo ai nostri genitori, ai nostri fratelli, ai nostri amici, ma però ci tiene in qualche maniera là. Ma oggi il Signore vuole mandare la sua approvazione. Io voglio ascoltare la tua preghiera. Io ho ascoltato la tua preghiera e manderò il fuoco sul tuo altare. E sul tuo altare, alleluia, tu glorificherai il Signore e riempì tutta la casa del Signore. Alleluia. Tutti dobbiamo essere ripieni in questo giorno. Alleluia. Io non uscirò da quella porta. Sì. Noi non usciremo da quella porta finché il Signore non ci abbia benedetto. Alleluia. Alleluia. Io non lascerò il Signore. Io non lascerò la benedizione fino a che tu non mi abbia benedetto. Oh, non voglio solamente sentire il fuoco, ma voglio essere ripieno del tuo spirito. La Bibbia ci dice nel capitolo 2 ancora, là mentre erano radunati, oh, voi sapete che là stavano pregando, sempre nella preghiera, fratelli. Impariamo nella preghiera. Là mentre erano là nella preghiera, assidui, e rompevano il pane, mentre erano là, la parola di Dio un fuoco, ancora come un vento impetuoso che soffia, un fuoco cominciò a entrare in quelle persone, alleluia, lo Spirito Santo iniziò a poter posarsi su di loro, ancora con l'evidenza nel parlare in altre lingue, su ognuno di loro riempì tutto quanto lì, circa 120 persone, 120 fiamme, 120 lingue di fuoco, oh, 120 benedizioni, 120 fuochi in quell'istante che stavano pregando il Signore, il fuoco di Dio sul loro altare, sulla loro vita, alleluia. Oh, noi più preghiamo al Signore, più ci mettiamo davanti al Signore, più il fuoco di Dio scenderà, alleluia, e riempì tutta la casa, alleluia. Allora, Signore, può riempirti la tua vita, però devi mettere ordine tutto quello che il Signore ti chiama a fare. Non puoi fare quello, non possiamo fare quello che vogliamo. Non possiamo fare quello che ci pensa meglio di fare. Togliendo la Bibbia, mettendo la Bibbia, mettendo i nostri pensieri, togliendo i nostri pensieri, mettendo i nostri metodi, mettendo la nostra maniera, no, mettendo quello che ci insegna la Bibbia. A me tutti i particolari, l'ubbidienza totale porta che quando noi andremo in preghiera il Signore manda la sua approvazione e attraverso la sua approvazione si riempierà completamente con il suo fuoco, alleluia, il fuoco del suo spirito, alleluia. E se ci sono dei problemi e se ci sono delle montagne, uniamoci insieme, alleluia, affrontiamo il nemico, preghiamo al Signore e il Signore manderà il fuoco ancora sull'altare dove lui risponderà alla nostra preghiera. Io non voglio andare più oltre, voglio rimanere su questi punti, che Dio vuole rispondere alla tua preghiera. Non so qual è la tua preghiera, ma se stai vivendo in un momento particolare, finito questa preghiera, tu uscirai e sarai riempito del suo spirito. Amen. Riempito della sua presenza. Oh, quanto lo Spirito Santo entra nel mio cuore, quanto entra dentro la nostra vita, quanto noi preghiamo al Signore. Non c'è nessuno che ci obbliga a poter pregare al Signore, ma è la sua benedizione. Ci fa sentire partecipi. Non paghiamo nulla, è tutto gratis, il Signore ci dà, perché la sua benedizione è in mezzo di noi. Amen. Alleluia. Allora vogliamo un istante chiudere i nostri occhi e vogliamo pregare che anche il fuoco di Dio possa scendere, alleluia, sulla tua vita. Sappi che in questo giorno
prima di tutto devi mettere ordine in te stesso, dire: Signore, voglio ubbidirti. È vero, sono stato mancante, in questi tempi non ho costruito bene, perché la parola di Dio ci dice: bada come tu costruisci sul fondamento che è Cristo Gesù. Non ho costruito un buon rapporto con te, non ho costruito un buon rapporto con i miei fratelli, ma Signore, aiutami in questo giorno avvicinarsi tutti quanti a te, Signore, con una preghiera sincera, con una preghiera con tutto il nostro cuore, Signore. Vogliamo, Signore, ubbidire alla tua volontà, ubbidire a te anziché agli uomini. Perché noi vogliamo che il fuoco, Signore, possa scendere dal cielo. Vogliamo che i cieli si possano aprire e che tu possa provare in questa mattina la tua benedizione, la tua parola su di noi, Signore. Affinché, Signore, il tuo spirito possa essere sparso su ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di te. In questa mattina, Signore, in questa mattina. Alleluia, sì. Lo vogliamo dire in questo giorno. Gloria a te, Signore, accendi dentro di me. Sono spento. Signore, grazie. È vero, Signore, alle volte non vogliamo essere sinceri questa mattina. Voglio dirvi parole povere. Io non conosco voi, ma io conosco me stesso. Io non so cosa, io conosco anche voi. Ma vogliamo essere sinceri questa mattina. Vogliamo che le nostre prospettive, i nostri progetti spirituali, le nostre cose che vogliamo fare per il Signore con tutto il nostro cuore siano provate prima da Dio con il suo fuoco. E non lo fa sentire un altro, fratelli, quello che Dio deve far sentire a te. Dio te lo fa sentire a te. Però se tu ti metti in questa mattina a disposizione sua, se c'è un piccolo coro di un cantico mentre che andiamo in preghiera, perché vorrei restare un minuto di esame, di meditazione, di preghiera, perché senza preghiera è inutile che stiamo qua a poter solamente predicare, a cantare. C'è bisogno di preghiera e vogliamo la risposta di Dio in questa mattina. Vogliamo la risposta di Dio in questa mattina. Allora cantiamo.